Buonasera, buonasera. Rieccomi nella veste più ampia, in lontananza, senza, diciamo, il col vis-à-vis un pochino meno presente, ma anche bello con la maglia tornato, grandissimo successo quest'estate al mare, lungo la spiaggia dove è stata anche distribuita, ma quello che ci preme ora vedere e parlare è il destino dell'estate. La nuova estate sarà nuova, sarà vecchia, il caldo tornerà. Siamo comunque dentro ormai nel pieno di un forte peggioramento di stampo estivo. Forte peggioramento si intende quindi con genesi di rovesci temporali anche forti, anche violenti. A oggi fortunatamente non ci sono stati episodi di particolare virulenza tali da generare forti criticità, ma il maltempo c'è, e come è diffuso, e domani lo sarà ancora di più, perché domani è la giornata in cui il vortice depressionario colmo d'aria fredda in quota si andrà a collocare qui proprio in mezzo ai mari italiani, nel Tirreno, attorno a questo minimo presente in particolare in quota, ruoteranno le correnti, si disporranno in con circolazione ciclonica. E tutto questo genererà maltempo, perché diciamo, non c'è bisogno che ve lo dica io, perché comunque c'è un bombardamento mediatico in mezzo, ma insomma occorre porre l'attenzione su questi aspetti. Il Mediterraneo è molto caldo, le temperature del Mediterraneo hanno raggiunto mediamente nel complesso un valore superiore a 28 gradi 2 giorni fa. Che è il maggiore, badate bene, da quando ci sono le rilevazioni. Alcuni siti con titoli fuorvianti hanno scritto il maggior valore della storia. Di quale storia? In realtà le serie storiche iniziano nel 1982, poi è probabile che andando a ritroso sia comunque un valore che non sia stato superato, non lo possiamo sapere. Allora, se vogliamo fare giustamente parlare in termini scientifici, ha raggiunto il più alto valore mai misurato dall'inizio delle rilevazioni del 1982. Ma comunque una serie di questi record sono stati rilevati negli ultimi 13 mesi. Quindi, insomma, il Mediterraneo è molto caldo, quindi è molto caldo, significa molto reattivo a eventuali infiltrazioni di aria più fredda, infiltrazioni che stanno avvenendo, che ci saranno anche domani, e tutto questo genererà un rimescolamento tra aria fredda presente in quota e aria caldo-umida presente nei bassi strati, anche nel mare, appunto, con genesi di violenti temporali. Poco fa ho postato anche, per questo andate a vedere su Instagram e TikTok, ma anche Facebook, la pagina Facebook, le immagini di Savona completamente allagata dalle forti piogge di queste ultime ore, con quantitativi superiori a 130 mm, ma che saliranno ancora. Quindi le previsioni si stanno diventando esatte, perché comunque si prevedevano tra Golfo Ligure e Alta Toscana valori fino a 200 mm, e nell'approssimazione dei modelli, perché quando si va nel dettaglio è molto difficile. Infatti mi fanno un po' sorridere quelli che sulle app con un peggioramento del genere vanno a vedere ora per ora le tre orarie, dove pioverà, quanto pioverà. Non è possibile fare una previsione del genere con un tipo di peggioramento estivo. Peggioramento estivo significa una bassa pressione attorno alla quale si formano continuamente cluster nuvolosi, anche temporaleschi, che si indeboliscono, si riformano. Non c'è un vero fronte perturbato, per intenderci, ma tanti nuclei che possono generare anche forte maltempo. Nuclei però molto diffusi nel caso specifico, visto che il corposo vortice depressionario si andrà a collocare in una posizione strategica. Quindi ci saranno molti nuclei depressionali, ma non ci sarà una vera e propria perturbazione. Quindi andare a fare una previsione diciamo, col dettaglio massimo è veramente difficile. Però c'è stato alluvione a Savona, forte nubifragio nel Grossetano, Pitigliano, abbiamo visto, e stanno per. Sta per peggiorare tutta l'evoluzione del basso Tirreno, che dove domani sarà
bersagliato dai temporali, tutto l'arco siciliano, calabrese del Salernitano, e poi tutto l'Adriatico, e a seguire dalla serata, attenzione, anche Emilia-Romagna, Marche settentrionale, per una, diciamo, probabile formazione di una occlusione, quindi di una perturbazione meglio organizzata, che potrebbe andare a colpire, secondo una classica dinamica, anche le coste della Romagna e delle Marche. Da prestare attenzione, in questo caso sarebbero piogge più continue, anche intense, quindi con episodi di forte nel tempo. Quindi tutto questo durerà fino a martedì, fino alla serata di martedì. Poi il tempo migliorerà. Come migliorerà? Perché si arriva alla seconda domanda. Accertata la ondata di maltempo con cospicua diminuzione delle temperature. Oggi giravo in Abruzzo sull'autostrada, c'erano 18 gradi, pioggia battente a 700 metri, non male. Quindi le temperature diminuiranno in questo contesto, con valore anche sotto media, per poco. Poi già, cioè, il martellamento è iniziato, torna il caldo africano. In realtà non tornerà nulla di paragonabile a quello che abbiamo visto finora. Si rimetteranno, il tempo si rimetterà, le giornate saranno di nuovo estive, però in particolare il modello europeo non prevede affatto il ritorno dell'anticiclone africano in grande stile, ma anzi poi un nuovo peggioramento che potrebbe andare a interessare negli ultimi giorni del mese, dopo il 25, di nuovo le regioni italiane. Il modello americano un po' carica un po' di più per il ritorno del caldo. Comunque, torneranno delle belle giornate non calde come quelle che l'hanno precedute. Adesso vi mostro le carte, perché c'è poco da fare, ci sarebbe tantissimo da parlare, ma andiamo rapidi e vi mostro quello che sta accadendo. Guardate qua, ecco qui, guardate quanti nuclei precipitativi, vedete che si sta per formare, già si intravede il movimento delle nubi, il vortice con numerosi cluster nuvolosi. In particolare, guardate, qui c'è un minimo, il minimo adesso è collocato qua, sta scendendo, e vedete come sul posto si formino la nuvolosità che sta generando i forti rovesci nel Savonese. E poi ce ne sono molti altri, andiamo a vedere, eccoli qua. Vedete, adesso puntano il Golfo di Genova, puntano anche la città di Genova, un nuovo temporale, e guardate i temporali tra al largo delle coste toscane e laziali, e guardate ad arco come si stanno disponendo tutti i temporali dalla Salernitano alla Sicilia settentrionale. Qui nelle prossime 12 ore è previsto forte maltempo, dopodiché il maltempo si estenderà anche in questa zona, vedete il cursore, e andiamo a vedere un attimo cosa succede, questo rapidamente con la carta, e poi vi mostro anche il dettaglio delle precipitazioni. Vedete, eccolo qua, il vortice che si va a collocare lì, in pieno Mediterraneo centrale. Poi il tempo migliora, arriva un nuovo rimonta anticiclonica non intensa come la precedente, ma arriva, e poi vedete nuovo cedimento della pressione verso il 26-27, con possibili nuovo peggioramento. Ma andiamo a vedere, torno indietro per far vedere tutte le fasi di 6 ore in 6 ore. Eccola qua, adesso questo è quello che succede adesso. Guardate come lo riproduce bene il modello europeo in questo caso. Vedete come insistono nel basso Tirreno e nell'Adriatico, e poi si organizza il forte peggioramento in Adriatico e nel basso Tirreno domani mattina, per probabile formazione di una perturbazione più meglio organizzata, che va a colpire proprio le coste dell'Emilia-Romagna, della Romagna, scusate, dell'Adriatico settentrionale, anche il Friuli, e qui il maltempo che va a insistere, altro instabilità al centro, ma continua in Alto Adriatico. Quindi vedete che peggioramento. E basso Tirreno, di nuovo una dinamica simile, che per certi versi simile a quella del maggio dello scorso anno. Quindi prestare attenzione a quello che potrebbe succedere, e poi gradualmente il tempo va a migliorare. Questa è un'altra riproduzione, vedete? Guardate i cluster precipitativi, vedete, guardate come si spostano verso est, con nuclei anche di 100-150 mm, 12 ore. E allora prestiamo attenzione, il peggioramento è intenso, e dopo non dovrebbe tornare il caldo africano così forte come è stato finora. Ma attenzione, quindi c'è instabilità. Le prossime ore, tutto il basso Tirreno, dal Salernitano, tutta la Calabria tirrenica, fino alla Sicilia nord-orientale, le coste,
e maltempo con possibili temporali anche forti, anche reiterati, quindi attenzione ai episodi di forte maltempo. E poi tutto risale in Adriatico centro-settentrionale con episodi di maltempo probabile su Romagna, Marche e poi anche verso l'interno. Un episodio classico, una dinamica classica per il maltempo sulla Romagna. Facciamo attenzione nuovamente, quindi seguiamo attentamente quello che sta accadendo, ne riparleremo domani. Un abbraccio per ora, ciao ciao.